Ma che è? Non si accende. Tanti auguri a te. No. C'è stato un colpo di scena. Che culo bisogna avere per trovarsi posto sperduto in una montagna dove ti invitano a una festa di compleanno quando è il tuo compleanno. Hola, questa che può sembrare una semplicissima stanza d'hotel è molto di più di quello che immaginate. Infatti, basta andare qui e fare così. E questo è il panorama. Tramonto, ruscello, foresta. E sono qui per un motivo ben specifico. È un posto veramente particolarissimo. Ci sono questi colori bellissimi. Dal verde al marroncino, al rosa, al fucsia, al blu, al giallo del sole. E poi c'è una brezza di fresco e allo stesso tempo però fa caldo. Si sta da Dio. E oggi è l'ultimo giorno che rimango qui e volevo condividere con voi questo tramonto spettacolare. Quella è la mia stanza, però teoricamente si potrebbe anche dormire lì. L'unica pecca di questo posto è che gli scalini per arrivare lì sono questi. Come vi dicevo, oggi è un giorno importante perché ci sono due cose che ricorrono oggi. Ed è il fatto che questo è l'80esimo video, ne mancano 20 per finire il progetto. Mi sono dato come limite 100 video, magari ne aggiungiamo giusto qualcuno in più, però di base quello è il limite che mi sono dato. E in più oggi è il mio compleanno e quindi invece di andare in un posto dove mi sarei accontentato, ho detto voglio farmi sto regalo, andiamo in un posto figo. Ecco qua. Molto molto bello. E come se non bastasse, c'ho anche la connessione che tipo per caricare i video è una roba incredibile. Ma incredibile vuol dire che in 30 secondi mi carica 7 giga di video. Più veloce della fibra. In realtà questo video potrebbe finire così, che vi faccio vedere il tramonto. Però voglio condividervi due cose. Una che è divertente e un po' trash anche. E una un po' più profonda. Cercherò di essere estremamente sintetico per arrivare direttamente a quella divertente. A un certo punto ho avuto difficoltà a svegliarmi presto la mattina in questi giorni. Non riuscivo a svegliarmi a un orario decente. E poi c'è stato un click e ho ricominciato a svegliarmi alle 6, alle 7. E questo click è stato il fatto che mi sia dato una motivazione veramente valida per farlo. Partendo dal presupposto che svegliarsi la mattina presto, anche se va di contrasto a questo perché è il tramonto, è una delle cose più fighe in assoluto, perché quando ti svegli tipo alle 7 di mattina, alle 6 di mattina, sembra che la giornata poi non finisca più, sia immensa e le cose che puoi fare, puoi realizzare non hanno confini, quando invece quando cominci a svegliarti alle 10, mezzogiorno, l'una, insomma, è come se ti perdi quasi tutto. Quindi la mia volontà era molto grande da questo punto di vista, cioè il volermi svegliare presto. Però, ripeto, questa volta è come se ci fosse stato proprio un click. E il click è stato il fatto che a un certo punto mi sono chiesto, ma ok, ti vuoi svegliare presto, ma perché lo vuoi fare? E la risposta che mi sono dato è stato che perché mi voglio bene. E quindi voglio godermi le giornate al meglio. E può sembrare una cosa scontata, però quando ero più piccolo mi sono sempre trascurato. Invece negli ultimi anni, un po' alla volta, mi sto prendendo sempre più cura di me. Ed è anche questo il motivo per il quale oggi, che è il mio compleanno, ho deciso di regalarmi questo. E in questo momento lo state godendo più voi che non io, perché non lo vedo. Senza farla lunga, è figo trovare i veri perché del per quale noi dovremmo fare qualcosa. Ed è figo volersi bene, che vuol dire anche cercare di mangiare meglio, fare sport, fare tutte quelle cose che sai che sono rotture di coglioni, ma le fai per te. Poi, invece, la cosa più divertente e fantastica ed è stato il fatto che stamattina sono andato in un posto qua vicino a fare colazione e mi hanno portato un fantastico cappuccino al cioccolato, era buonissimo, quindi proprio top, sono stati pure bravissimi a fare la formetta sopra, tutto perfetto. Poi è stato un po' di contrasto il fatto che mi hanno detto, ah vuoi mangiare? Sì, ci abbiamo dei noodles in tazza. Ho detto ok, cioè qui tanto solo quello c'è, e pensavo che, non dico fatti a mano, ma quasi, e invece mi arriva proprio il contenitore di noodles istantaneo con quello che sembra il cugino scemo di Elvis. E questa è stata la colazione del mio compleanno. Ma non è questa la cosa incredibile. La cosa incredibile è che nel frattempo che facevo colazione, davanti a me
cioè a quello che è chiamato Mario l'idraulico, che è questo fantastico bastoncino che ho trovato in giro, raccattato, che è stato il mio primo pensiero quando mi sono svegliato stamattina. E come mai, direte? Perché in quest'oasi di benessere, pulizia, verde, quello e quell'altro, nel bagno, per far sì che tu non ti faccia male, hanno una carta igienica che è talmente morbida, ma talmente morbida, ma talmente morbida, che quando la metti nell'acqua fa... Quindi ne ho buttato un po' nel water, un po' di più di quello che probabilmente doveva essere, e si è appilato tutto. E non avendo il coraggio di andare da quella della reception e dire guarda, si è appilato il water, che devo fare? Mi sono fatto aiutare da Mario. In questo momento mi sento un ricercatore di oro. Dove sei? Vieni a me. Stavo quasi per dimenticare una cosa importante. Aspettate, non chiudete il video. Dobbiamo concludere questa giornata insieme. Dove sei? Dove sei? E torniamo giù. Wow, 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 wow. Cazzo, mi sento Lara Croft. Candelina, questo ho trovato. La nostra torta. Ma guarda che spettacolo. Certo, fa un po' schifo questa candela. Ci prendiamo quello che troviamo. Che spettacolo! Vabbè, a questo punto... Ok, non si accende. A questo punto immagino voi che mi fate tanti auguri a te, tanti auguri a te. No. E grazie per tutto, per il sostegno, per vedere i video. È tutto molto molto bello. Stiamo creando una grande community. Il limite, dopo la terra, è l'infinito. Happy birthday! Oh! Hai ba! Yo! Hai ba! Yo! Hai ba! C'è stato un colpo di scena. Ricordate il posto dove sono andato a mangiare la colazione stamattina? Mi hanno invitato la sera a mangiare da loro e pensavo che facessero da ristorante. Invece è il suo compleanno. Tuan fa il compleanno quando lo faccio io. Cioè quindi possiamo dire che sono finito dentro la mia festa di compleanno scroccata. Ragazzi, ma che culo bisogna avere per trovarsi posto sperduto in una montagna dove ti invitano a una festa di compleanno quando è il tuo compleanno. Poi una cenetta incredibile, noodles, zuppe varie, carne di papera, però buona alla griglia, tofu. L'off chef sembrava molto molto bravo e anche chi ha fatto la griglia. E in più siamo completamente nel bosco, cioè le uniche luci sono... queste qua. Per il resto si sente soltanto suono di grilli e animali vari. Conclusione perfetta. La mia festa di compleanno. In realtà è la sua. Però va bene. Qua qua che andiamo. Ah, insieme. Vedi. Abbiamo anche una vera torta oggi. Va bene. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Non so cosa ci sia scritto, però fantastico. C'è un Oreo, una frutta. Sono tutti gentilissimi. È bellissima questa cosa. Li devo abbandonare perché la strada è buissima. E speranza, speranza, tu sei la mia speranza. Però questo lo posso mettere tra i compleanni più pazzeschi della mia vita. In Vietnam, sperduto su delle montagne, con dei vietnamiti che per caso festeggiavano un altro compleanno. Sono molto grato per tutto questo, anche perché a un certo punto c'è stato anche il momento della musica. E il ragazzo che compieva gli anni insieme a me oggi ha cantato una canzone ed erano tutti molto provati, perché poi ho scoperto essere una canzone dedicata al padre che non c'è più. Eccolo qui. Hello! Thank you so much. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. Vai. Vai. Thank you. Devo dire, questa cosa mi ha toccato anche a me, non poco, e posso esprimere solo gratitudine verso queste persone veramente fantastiche. E vabbè, detto ciò, speranza ci attende un percorso nel buio. Sappiate che mi ha fatto immensamente piacere condividere questo compleanno alternativo con voi. Grazie ancora per seguire i miei video. Ci vediamo alla prossima, un beso. Love.
còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một đời trời nắng